perché se altrimenti si pensa che la squadra è in calo, la squadra sta accusando qualche difficoltà nel reparto offensivo, dove con l'arrivo di Ardemagni si riteneva che tutto si fosse messo a posto, la cosa che lascia perplessa è questi continui cambiamenti, questa ricerca affannosa che non si sa se è finalizzata per ottimizzare, per cercare di tirar fuori sempre il meglio da tutti, o anche questa di voler accontentare un po' tutto lo spogliatoio. Se stai in panchina qualche minuto te lo faccio fare. Questa è un'altra analisi importante, perché poi ci torneremo tra poco. Ad esempio Parigini, che comunque si è impegnato, ha cercato la via del gol con quel gran destro da posizione molto molto defilata, in realtà non aveva quasi mai giocato negli ultimi tempi, anche a causa, come sai Mario, degli impegni con la nazionale di categoria. E forse l'aver insistito su Parigini nel secondo tempo, non so se sia stata una scelta straordinariamente azzeccata, perché una torre forse come Ardemagni in un campo non proprio facilissimo, appesantito dalla pioggia, poteva con la sua fisicità essere prezioso per i cross che arrivavano soprattutto dalla destra con Faraoni. Ma di questo parleremo tra poco con Mario Mariano di Tutto Sport. Intanto una rapida carrellata sui giornali online dedicati naturalmente alla Perugia. Qui siamo su Tifo Grifo, Latina Perugia post partita, Camplone, peccato per il risultato, meritavamo di più. Umbria 24 parla di pareggio in chiaroscuro, in questo 0-0 al Francioni per il Perugia. Forza Grifo invece analizza un po' quelli che sono gli aspetti tattici della partita e sottolinea che però in Serie B soltanto Frosinone, Livorno e appunto Perugia non hanno mai perso nelle ultime 5 partite. E ci riallacciamo un po' anche al bilancio che ha fatto Mario Mariano. In fondo bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, soprattutto per i trascorsi del Perugia in questo primo anno di Serie B, e tenendo conto anche di come il Perugia è partito quest'anno, senz'altro primo in classifica dopo le prime 3 giornate, ma naturalmente non con gli stessi mezzi e gli stessi obiettivi di altre squadre. Ad esempio faccio un nome, il Catania, che si ritrova adesso a giocare un campionato quasi senza significato, con la salvezza che sembra già raggiunta e con i playoff che sembrano troppo lontani, Mario, e su questo assolutamente siamo d'accordo con te. Ecco, torniamo allora su Parigini, poi analizzeremo altre notizie in tempo reale anche per quanto riguarda la Serie A con il turno infrasettimanale del campionato. Parigini ha giocato tutta la partita, Ardemagni ha avuto un turno di riposo, possiamo dire così, insomma Campone voleva riservarlo. Io concordo con quello che tu hai detto, a me piace Parigini, però ieri, escluso quel tiro, quel diagonale che ha fatto, non mi è sembrato particolarmente in forma e particolarmente calato, non riusciva a trovare la posizione, non riusciva a trovare il fraseggio con Falcinelli o con i compagni, quindi è stato forse l'unico giocatore della partita a raggiungere a stento, se non a raggiungere di poco, la sufficienza. L'impegno chiaramente quello va dato per scontato. Ecco, io oltre questo giudizio che collima con il tuo, insisterei invece su un altro giocatore che secondo me assieme a Comotto è stato nettamente il migliore in campo, e parlo di Lanzafame. Cioè, Lanzafame è un giocatore che spacca sicuramente le piazze, spacca i giudizi degli allenatori, della critica, perché lo si vorrebbe capace di stare in un ruolo e solo in quello. La forza di Lanzafame è quello quando è in giornata, e ieri sera lo era, giocando anche dall'inizio, quindi avendo la capacità e la possibilità di sapersi inserire nella partita, ha giocato ovunque, è stato decisivo e determinante. Peccato che è uscito dopo appena 8 minuti alla ripresa. La sostituzione secondo me è stata una cosa sorprendente, cioè è come quando si toglie il migliore per fargli fare la passerella, salvo che lì la passerella ancora era troppo presto. Quindi la sostituzione di Lanzafame sinceramente mi ha sorpreso, e ieri Lanzafame ha dimostrato, come in altre occasioni, di essere determinante in ogni punto del campo. È vero, è un giocatore che fa saltare gli schemi, che probabilmente porta la palla, che probabilmente parte in dribbling, che avanza da solo, che si intestardisce, eccetera, però è l'unico che tira in porta più delle punte, è un giocatore che va a contrastare, che va
sulla linea della difesa. Quindi è un giocatore che, se entra in partita, se va motivato, se vede la fiducia, e io credo che questa fiducia gli vada accordata in maniera, come dire, totale, perché se un giocatore sente la fiducia con la scadenza dei minuti, con il cronometro, il rendimento non è lo stesso di uno che sa di essere importante. Cioè, Lanzafame è considerato, secondo me, molto dal pubblico, è considerato nella maniera giusta dalla critica. Ma soprattutto quella cattiva.